Eccoci qua, bestiacce. Bentornati in questo incredibile gameplay, la solita mezz'oretta tattica dedicata al nostro Tunic. Quinta parte, non mi ricordo ovviamente un piffero, perché tra una giocata e l'altra è passata praticamente una settimana e mezza, ma voi lo sapete, classico di Coop TV, quindi bando alle ciance, ciancio alle arance, io direi di partire. Eccoci. Se sentite suoni, tra cui cane, citofono o aerei, bombardieri, caccia, è normale perché a quanto pare qua sta diventando un campo di sterminio. C'è veramente il devasto là fuori, non so cosa sta succedendo stamattina. Quindi preparatevi, ne sono già passati tre di aerei, non so cosa stia combinando. Vabbè, in diretta dall'Ucraina, eccoci qua, continuiamo. Bella sta musica. Ah, ho abbassato la musica, eh. Oh, eccoci, performanti. Allora, ci si para, ci si mena. Tasto così per selezionare appunto la nostra pozione. Che sta guardando il pupazzo qui? Salviamo, perché no? Ho abbassato il volume in modo tale da poter essere più performanti, ma io abbasserei ulteriormente la musica a 50, perché ragazzi è devastante, non so per quale motivo, ma l'audio di sto gioco è fatto bene. Allora, abbiamo equipaggiato la nostra spadina, che è palesemente la spada che esorcizza il male di Zelda, e avevamo un bastone. Incredibile, 0 bombe. Questo che abbiamo scoperto che ci dà la vita, che ci restituisce un po' di HP, o meglio tutti gli HP a dire il vero, è più forte di una pozione normale. E qui questi qua che sono tutti i potenziamenti che abbiamo trovato. Arrivati a 3 di ognuno abbiamo un potenziamento o all'attacco o alla difesa. Questo è per l'attacco, questo credo sia per l'energia, questo per la difesa o robe simili, adesso non mi ricordo. Fatto sta che chi se ne frega. Ah, abbiamo trovato la lanterna, quindi se non erro siamo nel dungeon del buio, giusto? Il buio oscuro. Aspetta, vediamo un po' cosa ci dice la mappa. Ecco, dovremmo essere qua, al pozzo sottoterra, credo. I don't really know. La fortezza della camera East. Già, c'era la boss fight forse da trovare. Qua è chiuso. Mi fa un sacco piacere, ragazzi, ho letto i vostri commenti, siete tutti abbastanza positivi su questo gioco, quindi sono felice. Ma molti mi hanno detto, Dino stai saltando un sacco di vie secondarie. Lo so, avete ragione, però ragazzi, d'altronde questa è la prima volta che lo gioco, ci può anche stare. Toh, guarda dove siamo sbucati. Ok, ha senso, siamo ritornati all'ingresso degli abissi. Via. Vediamo un po'. Quali nemici... Quali nemici incontriamo? Tomba oscura, minchia, che inquietante. C'è qualcosa lì? Scheletri? Ui, babà. Ho fatto un parry, ma non l'ha calcolato di striscio. Bella sta ambientazione! Minchia. Bella sta ambientazione dark. Allora, forse qua c'è un forziere? No. Bene. Sugli scudi... Minchia, è loca, va. Allora, pare che non li stanni colpendoli. Eccola là, minchia il danno elevato. Al secondo colpo li stanno, va bene. Il problema è vederli. Che è sto suono? Ah, trappole. Una però non funziona. E invece sì. Drinkate una pozione, va. Devo testare il gioco. Attenzione, quindi alcune sono sopite, alcuni sono dei meccanismi a scatto, e le altre invece si muovono. Forse credo di poter... Non ci sono mai passato sopra, però vabbè. Forse credo di poter utilizzare queste trappole per uccidere i nemici. Che dite? Mi c'è una luce. Oddio, che cazzo è? Ecco appunto. Olè. Muori! Ok, qua abbiamo un forziere. Belli gli scheletri, mi piacciono un sacco come sono fatti. Ma troveremo mai un'altra arma che non sia la spada? Ma che non mi piace. Oh cazzo, no, loro no. Figa, sugli scudi. Figa, loro non li sopporto, attaccando alla distanza. Buoni. Ok, abbiamo ancora una pozione, eh. De cazzo ha colpito. Olè. Qua? Questo cos'è, una pedana? Non lo so. Oh minchia. Sono troppi, eh? Fatemi un attimo analizzare il luogo. Ma questi mostri, questi scheletri, sono gli stessi tizi, sono gli scheletri degli stessi tizi che abbiamo visto là fuori, no? Che cazzo è? Non vedo. Ok.
Ok. Madonna Santa Luisa. Ok, eccoci. Eccoci. Come arrivo a quel... Come cazzo arrivo a questo scudo? A questo forziere? Come faccio? Non posso saltare nel gioco. Come si fa? Maledetti già... Ah, c'è una scala qui. Ok, vedo i gradini, vedo l'ombra dei gradini della scala, quindi vuol dire che si può salire, che spavento, figa! E anche oggi, horror night, di giorno però, horror day. Jumpscherino tattico. Allora, dove si sale? Ci sarà da salire da qualche parte. Non deve essere tanto complicata questa mappa perché, appunto, è tutta al buio, quindi credo che più di tanto il gioco... Cioè, la mappa qua non si è intricata, altrimenti non si riesce ad andare avanti. Eccola qui la scala. E non posso salire. Quindi? Come cazzo dovrei fare? Cosa ho fatto? Ok, c'è una specie di altare con un teschio che abbiamo acceso. Credo io debba accenderne un altro. Cerchiamone un altro. Qui c'è... Aspetta, eh. Ah. Ebbene? Chi s'accide? Aha! Un passaggio segreto. Buono. Ma si sono alzati? Ma si sono per caso? No. Pensavo di poter arrivare direttamente a quel forziere. Quindi si scende e scendiamo. Speriamo di trovare un salvataggio, ragazzi, perché sono messo abbastanza male con la vita. Eccoci. Quanta luce che faccio. Mi piace un botto sta ambientazione, ma veramente tanto. Allora, questi simpatici... Che cazzo è? Laser? Vabbè, non mi faccio domande. Questi simpatici vasetti potrebbero essere delle trappole, quindi non mi fido molto a romperli così. E qua sotto vedo delle torrette, con questa che pare un'ambientazione sputata pari pari da un qualsiasi capolavoro di Alien. O Predator, che mi farà attenzione. Qui si scende, mentre qui c'è un forziere, guarda. Guarda, incredibile. Con dentro una bomba, ma non so che cazzo sia. Noi per sicurezza la mettiamo qua e al massimo la utilizziamo. Forse una bomba incendiaria, l'abbiamo già utilizzata in passato. Proviamo. Posso loccare sto stronzo? No, non riesco a loccare sto stronzo. Vedo i loro occhi accesi. Ma loccamelo, figa, è lì sotto di te, non lo vedi? Perché non posso loccarli? Olè. Avevo ragione, le trappole si attivano. Granata, mi sono colpito da solo. Oh, no, no, rotto. Minchia, Gesù. È andata esattamente come avevo previsto. Porca troia, ma devo rifarmi tutti i nemici. Porca puttana, ragazzi. Madonna santa. Allora, vediamo di farcela correndo e sti cazzi. Ok. Cioè, non ne ho colpito manco uno? Ma davvero? Il lock è utile fino a una certa. Attenzione alle spine di qua. Attenzione alle spine di qua, ok. Via. Arrivederci, minchia. Mi ha tagliato i capelli. Mi ha tagliato il ciuffetto delle orecchie. Qui non potevamo fare un cazzo. Voglio andare a riprendermi le mie animelle. Poi dopo proseguiamo. Ma qua posso scendere? No. Merda. Ma perché cazzo mi colpisco pure io? Scusami. Vabbè, però li ho attirati almeno. Qui il loro numero non conterà più un cazzo. Approfittiamo di questa strategia. Di questa posizione strategica e via. Ah, ma le monete sono bloccate lì. Perfetto. Ma ci saranno dei mimic? Questo potenziamento. Questo guscio rotto era un potenziamento per... Aspetta. Due di tre ne abbiamo trovati. Vedete lì in alto a sinistra? Seguite il mio dito. Seguite il mio dito. Tirate il mio dito. No, non fate. E lì in alto a sinistra. Due di tre.
Ragazzi, la battuta tira il dito è una delle prime forme di comicità mai esistite dall'uomo, inventata da un uomo, ovviamente, senza offesa, però è vero, una donna non avrebbe mai pensato di tirare un dito a scorreggiare. Salve, venite prego, gentilissimi, grazie, per di qua. Ah, le schivano le trappole, bastardi. Adesso no. Bello che le monetine triggerino le spine, figo. Olè, altri sordi. Sta andando molto bene, molto meglio di prima. Però non so se sia giusta la strada, penso di sì. Ok, come funziona sta roba? Ah, prima lui, che è questo qua, questo arciere. No, l'arciere, grazie, l'arciere. Porca puttana. Ok, bisogna rompere questi... queste torrette di protezione, queste torrette guardiane. Che però... non me la raccontano per niente giusta. Allora io passo di qua! Minchia! È più grosso! È più cattivo! Questo è anche troppo per Mister Incredibile. È un boss! Però... si potrà fare, Perry? Dio! Bevi, va! Trink! Porca troia, ragazzi, mi sta ammazzando di nuovo. Fammi fare il colpo. Boni. Non è molto svelto. Ok. Meno male che c'è un... meno male che aveva un moveset abbastanza di merda. No, ma io ho bisogno di munizioni, ragazzi. Quanti soldi ho? 1156, la madonna. Ho bisogno di vita. Allora, attenzione, perché qua ci sono due strade. Per di qua cosa abbiamo? Un passaggio. Un altro passaggio. Ho paura. Sugli scudi. Anche se qua non dovrebbe succederci un cazzo. Cosa succede? Ho aperto un forziere? Credo di sì. E la moneta cosa ci dà? Ah, la moneta era quella da tirare in fondo al pozzo. L'avevamo già provata sta roba. Però l'altra volta che l'abbiamo usata non abbiamo trovato nulla. Però sembra un item abbastanza importante, eh? La madonna. Allora qui... qui funziona. Dammi una bomba, ti prego. Dammi una bomba. No, le bombe. Mi servivano le bombe. Qui funziona in realtà con una sua logica e un suo ordine. Se distruggiamo quelle sbagliate, sa che la prendiamo in culo, quindi concentriamoci. E nel mentre noto con piacere che sono delle sento delle trappole che non riesco a vedere. Quindi attenzione. Boni, mi piace un sacco sto giochino. E poi è difficile, è molto stimolante. Ma più che difficile è stimolante. Allora, le trappole messe qua all'angolo, cosa servono? Chi lo sa? Qui c'è un... attenzione. Ah. Abbiamo una leva da tirare, magari si accende la luce. Esatto. Bellissimo! Mamma mia, che spettacolo! Ma che bel effetto di luci, complimenti. Senti la musica. Mi sa che c'è uno di quegli altri obelischi da suonare. Let's go. Dove cazzo siamo? Allora fermi. Qua ci siamo già stati ma eravamo sopra. Adesso siamo sotto. Questa qua è la mappa dell'altra zona. Ma se noi torniamo indietro alla mappa principale, vediamo se ci segna da qualche parte. No, perché siamo in tutt'altro posto. Come faccio ad arrivare di là? Non cadere, non cadere. Questa sembra una forma... forse è una specie di torre che dà energia a tutto... a tutto il mondo. Allora, prima di proseguire, fatemi... no, ho sbagliato. Fatemi vedere i potenziamenti. Eccolo qua. Allora, l'artiglio ci dà attacco. Quella fara a forma di volpa ci dà difesa, quella sorta di... come si chiama?
di Altarino, i punti sesso, i punti S, credo i punti stamina ci vengono dati dal fiorellino. La pozione ci aumenta di difesa, di protezione quando troviamo tre di quei fiori di loto. Poi abbiamo delle piume che non so che cazzo ci danno. Forse la velocità di movimento ci renderà più aerodinamici. Non basta questa coda fluffy, no? Dove cazzo siamo finiti? Dove cazzo siamo finiti? Dove siamo? Ah, eccoci! Sotto il campanile, ragazzi. Purtroppo non posso farvi vedere. Siamo sotto il campanile. A sinistra, dove è scritto al giardino è ovest, c'è a fianco il campanile. Sotto c'è la nostra testolina della volpe. Quindi siamo lì. E qui... Ah, vedi? Ok, quella lì è la cosa da suonare. Ah, ma siamo tornati indietro, a bestia, figo. Che c'è scritto di qua? Giardino ovest. Ma io non voglio andare al giardino ovest. E questa è la porta gigante rotta che abbiamo visto l'altra volta. Forse dobbiamo per forza andare... Mi sa che dobbiamo andare per forza al giardino ovest per poter salire su questa strada lastricata. Questo sentiero lastricato. Fatemi vedere se sono ubriaco io o... Eh sì. Minchia, ma... È intricatissimo sto posto, eh? Ma andiamo a piè spedito, quindi a posto. Che bello, gli alberi rosa a forma di palle. Scusate, non volevo, testicoli. La visuale è molto ravvicinata. Giardino ovest. Che carino. Bello, mi piace, sto gioco mi piace un sacco. Per le luci, più che altro. Fammi vedere un po' la panoramica. Minchia. Allora, la nostra via, quella principale, penso ci sia indicata da questa sorta di strada lastricata luminosa, un po' tipo Mago di Oz, quando Dorothy se ne va da una parte all'altra del mondo magico. Qui c'è una statua. Emblematica. E quindi direi di seguire quella, nel mentre che fuori, con una motosega, stanno abbattendo gli alberi. O meglio i cespugli, perché qua ragazzi dovete sapere che qua a Milano le cose vanno fatte veloci, quindi anche il giardiniere che viene pagato 3 euro l'ora è dotato di una cesoia elettrica che è in grado di spulciare un albero nel giro di 5 secondi e poi ovviamente di rilasciare in casa tua una quantità di benzene abbastanza elevato. Questo cos'è? Qui giace l'eroe. Ah, qui è morto un'altra volpina. Quindi la nostra è una sorta di razza. E posso forse donare qualcosa? Tipo... Se io metto... Ho sbagliato tutto. Se io metto la moneta qua... Non fa un cazzo. Ok. Allora però adesso mettiamo la cura. Anzi, usiamola. Così ci rifocilliamo. E proseguiamo ragazzi, perché non possiamo andare da nessun'altra parte. Siamo a 18 minuti? Yes. Cazzo, siamo andati belli avanti, belli spediti. Poco tempo anche. Per di qua. Eccoci, la strada lastricata. No, sì. Ma come mi trollano con la visuale isometrica. Io però voglio arrivare al salvataggio. Oh. Ta-da. Bene. Proviamo a vedere. Qui c'è un pozzo. Usiamo sta cazzo di moneta. Vabbè. Due. Ma che cazzo significa? Prima era uno però, eh. Qui c'è un passaggio da attivare. Quindi se buttiamo le monete nel pozzo a un certo... Forse è una quest secondaria. A tot numero di monete dovrebbe accadere qualcosa, forse. Chi lo sa. Boh. Non lo so. Ditemi nei commenti cosa ne pensate senza spoilerare. Altrimenti. Che cazzo è sto a fa? Capello! È un pezzo di coccodrillo! Dov'è il resto? Questa è la testa e il culo? Questo fa male, eh? Oddio! Che bello! Ma è bellissimo! Belle le animazioni. Forse si può parare. Sì. Tutto si può parare in sto gioco. Altra fontanella. Va che bella.
Qua non possiamo saltare perché il nostro personaggio effettivamente non ha manco le caviglie, perciò non, immagino non abbia neanche i tendini per farlo, le tibie per farlo. Ah, ragazzi, tra l'altro, ve lo dico qua, una piccola chicca. Ho trovato qualche giochino indie interessante, ve li voglio portare tutti come nuove rubriche off-screen da mezz'oretta l'una. Ce n'è uno che parla dell'evoluzione, nel senso che è un po' alla Spore, dobbiamo evolvere la nostra cellula fino a creare un organismo complesso multicellulare in questo mondo alieno. È una cosa fighissima, quindi preparatevi, preparatevi. E costa 3,99 euro, tra l'altro, non costa un cazzo, è uscito nel 2021. Ed è fatto da uno sviluppatore che è uno scienziato, anche lui, uno scienziato pazzo, immaginatevelo pelato ma con un ciuffo bianco davanti e con gli occhiali esagonali. Consiglio di sopravvivenza, tieni d'occhio le tue barre. Va bene, mamma. Quando sei stanco, stanco? A. Tieni premuto. Ah, ma possiamo correre con A? A porca puttana, ma dirmelo prima. A 20 monete c'è quell'affare lì? Sembrerebbe un ticket o un portachiavi. Non so che cazzo sia. Usa le tue tecniche speciali. Punti resistenza servono per le tecniche speciali. Esatto, controlla la mappa. Va bene. Allora, lì vedo degli... Guarda, nella sezione controllo la mappa, vediamo che ci sono tre iconcine che ci fanno vedere degli occhietti nascosti in delle porte. Abbiamo imparato a capire che quegli occhietti vuol dire che dentro c'è un NPC amichevole dalla quale possiamo comprare delle robe. Quindi dobbiamo fare attenzione a questo. Usa i tuoi oggetti. Ok, questa è la pagina 26. Che figata! Dov'è che siamo noi? Eccoci. Ma che figata la nuova mappa. Quindi questo è il giardino ovest. Tra l'altro tutto quanto allagato. C'entrerà magari con la storia, immagino. Champignon. Champignon, questa sorta di lucertolozzo, di testa di coccodrillo. Poi abbiamo il Burber Orco, che l'abbiamo già incontrato. Il champignon è sempre affamato, corre veloce ma si gira lentamente, pericolosi come famiglia. Ah, pericolosi in gruppo, intendo. E poi il boss, blocca la strada per il campanile, ti ucciderà. E Fate, strani pezzi di muro hanno preso vita, sembrano decisi a fermarti. Che figata. Mi piace un casino sto giochino. Ah, guarda i pesciolozzi. Bello, 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 bello. Sta puntata è pregna, è pregna. Abbiamo ancora 10 minuti, quindi approfittiamone. Let's go. Adesso mi rendo conto di non star registrando. Twist. Mi è successo più volte. Allora, salviamo. Tutto molto bello, ma la strada, mo? Perché noi siamo qua. Già. Ah! Dice che qua nascosto c'è un passaggio. No, è una presa per il culo. Semplicemente un modo come un altro per arrivare dall'altra parte dell'acqua, del fiumiciattolo, del rigagnolo. Ci siamo. Chiedo umilmente perdono. Questa porta si può aprire? No. Giustamente per aprirla mi ci lancio contro. Ok, ma dove cazzo devo andare? Perché qua non c'è strada, ragazzi. Qua c'è solo il pozzo. Non è che si può scendere giù di qua? Perché effettivamente. Aspetta. Sì? No, pensavo ci fosse un passaggio. Uela. Ma che cazzo? Ah, ci vende le monete. E questo? 90? Sì, compriamolo. Abbiamo trovato il vendor qua. Abbiamo 1101. Che cazzo è la carica dei 1101 monetine? Quindi utilizziamole. Possiamo comprarci un'altra cura per 1000. Adesso non esageriamo. Anche se sarebbe molto utile. Poi abbiamo 100 per. Senti, la moneta quanto costa? 999? Figa, costa così tanto quest'item. Vuol dire che è molto prezioso. Allora, ciappiamoci su. Una cura. Così abbiamo un'altra pozione. E compriamoci anche una. A sto punto questa. Così ci rimane una monetina. Siamo porelli, siamo porelli. Grazie, arrivederci.
Nonna Morte qua che ci... ovviamente ci nutre con i suoi doni preziosi. Salviamo. E in 5 minuti dobbiamo trovare la via. Ma se tengo premuto A quindi corro. Sì, ma vaffanculo, ma a saperlo prima, ragazzi, guardate. Oddio. Muori. Aia. Aia. Minchia. Boh. E non possiamo passare. E c'è pure un forziere. Forse prima o poi troveremo il modo di saltare gli ostacoli. Però c'è questa pozza d'acqua che non me la racconta mica. Ah, ma si può passare di qua. Ok. Che figata. Ok, ok, ok. Sblocchiamo qua il passaggio. Perché qua, se non erro, dovrebbe esserci un passaggio. Questi sono i misteriosi pezzi di muro che prendono vita e ci fanno il culo, eh? A me sembrano abbastanza morti. Comunque, col fatto che con A si corra, e l'ho scoperto adesso dopo 5 ore di gameplay, mi fa sentire un po' un inetto, però vabbè. D'altronde, sto gioco qua, sì, lo sapete, bisogna scoprirlo pian piano. Senti i suoni che fanno i cespugli. Dove vado? Di qua? Ah, qua c'è un orco bruto. Orco bruto. Aspetta, ho trovato la strada. Dimmi di sì. Dai, porca Eva, ma... niente, non si passa. Proseguiamo per di qua. Attenzione. Olè. Oh, i pezzi di muro. Oh, minchia. E come faccio? Devo periarlo? Ok, siamo nella merda. E sto nella cacca. Ah, figa. Buoni. Oh, Cristo. Come cazzo dovrei? No. È letale questo posto, è letale. Ma siamo fuori di testa. Arrivederci. Ci passa? Oh merda, e scommetto che lui può... esatto. No, no, aspetta. No, lasciami stare. Aiuto. Mi morde il culo. Mi spenna la coda. Vieni qua. E parati però, cretino. Che cazzo ho combinato? Sto sbagliando tutto. Comunque il fatto che le cure non curino è un po'... è un po' una cazzata dal mio punto di vista, così. Ma non mi offendo, tranquillo. Allora, dobbiamo cercare come fare a superare quel pezzo perché è veramente ostico. Io qua sono in difficoltà. I nuovi nemici sono tosti. Ma più che altro quello che mi fotte... ma da dove sono usciti, tra l'altro? Da qui. Ok. Lo posso colpire. Ok, basta un colpo per ucciderli. E poi ci danno questa cosa che non so che cazzo. Ma parati però, che cazzo. Vieni qua, va. Che non voglio attirare gli altri nemici. Oh merda. Minchia. Boni. Andiamo in un posto dove il loro numero non conta più un cazzo. Ma come ha fatto a prendere? E che cazzo. Calmi, va tutto bene. Ah, sono caduto nell'oceano. Allora, quanti soldi ho? Zero. Perché se no mi compravo le bombe. Lanciavo una bomba e morivano tutti, ragazzi. Forse è la cosa più intelligente da fare. Tanto il vendor sappiamo dov'è. Un po' inculato, un po' bastarda sta cosa che i negozianti sono nascosti così. Perché lo sto menando con... ma perché sto usando il... ma dai, ma che... ma che fai? Fanculo, ma perché mi ha messo la spada lì? L'abbiamo rischiata grossa, ecco. Tutto questo perché non ho ancora aperto il passaggio segreto per di là. Ma come cammina schifato dall'acqua? Che poi è una falsa credenza che i cani in generale non piace l'acqua. È una stronzata.
Wutan si è affogato i primi due giorni che... di vita che l'abbiamo portato al lago. Si è buttato e non stava tornando più a galla. Sembrava un'esca. Avete presente le esche che si usano per la pesca. Per la pesca sportiva a mosca? Ecco. Ma non è che qua c'è una strada che ci evita di fare tutto sto degenero? Bonnie, ora l'altro. Che mo' arriva. Non viene più, perfetto. Perché fanno un danno della Madonna. Affanculo. Bevi. Ma scusa, ma non erano due i muri? Oh. Ok. Io ero morto di qua, però. Dovrebbe esserci qua le mie altre monete rimaste. 20. Faccio schifo. Ok, vabbè, tanto non avevamo perso molto, ragazzi. Più o meno. Se non la dignità. Questi mi terrorizzano. Ma se mi paro al momento giusto, non è che gli rimando indietro il colpo? Pare di no. Strani pezzi di muro che mi vogliono fermare. Ma che cazzo vuol dire? Di qua non si può. Ok, siamo andati oltre il tempo massimo, ragazzi, perché siamo arrivati a 31 minuti. Però io vorrei prima trovare... sbloccare lo shortcut e poi la chiudiamo qui e la puntata la continuiamo la prossima volta. Anche se mi sa che è più lunga del previsto, ragazzuoli. Quindi vediamo un attimo. Se qua c'è un salvataggio, uno shortcut, ottimo. C'è la morte certa. Vediamo un po'. Me la corro, Oh mio Dio, che pessima salve, sera. Attenzione, attenzione, attenzione. Cristo, sono morto. È stato un piacere. Aspetta. No. No, morire. Ah, comunque quindi quei robi di muro lì congelano. Ok, ragazzi, la prossima volta lo continuiamo. Fighissimo, mi sta piacendo un botto. Iscrivetevi al canale se vi interessa qui su CoopTV Live e o CoopTV Plus e attivate la campanella delle notifiche. Bestiacce, io spero che vi stia piacendo questa serie. Sapete che arriveranno altri piccoli video come questi, sempre di mezz'oretta circa, massimo 32 minuti come in questo caso. Vi ringrazio e niente, bestiacce, alla prossima. Ciao.